Buongiorno a tutti gli amici di Sottosopra, ci troviamo oggi per un'occasione molto interessante perché con tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America abbiamo l'opportunità di parlarne con la dottoressa Federica Saini Fasanotti, che è Senior Fellow della Brookings Institution e dell'ISPI, che è specializzata in Libia e guerre irregolari, che però ha anche una grande esperienza negli Stati Uniti, è stata anche consulente di James Mattis, Ministro della Difesa degli Stati Uniti tra il 2017 e il 2019, Mattis che in questi giorni ha preso posizione anche duramente contro quello che è non solo stato, diciamo così, il suo datore di lavoro, il suo capo politico, cioè il presidente Trump, ma che è comunque lui, ex generale, comandante in capo delle forze armate americane, ha preso posizione contro il presidente degli Stati Uniti, che è anche il comandante in capo delle forze armate. Quindi intanto ringrazio la dottoressa Saini Fasanotti per essere qua con noi oggi e Grazie a voi. partirei proprio da questo punto. Lei conosce bene Mattis, detto anche ai tempi del servizio militare, Mad Dog Mattis. Quindi che significato ha nel contesto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti oggi questa presa di posizione di un militare così prestigioso che è stato appunto anche politico? Ma ha un valore, una valenza straordinaria, nel senso che Mattis, tra l'altro, proprio pochi mesi dopo il suo addio al Pentagono, a causa proprio di grossi problemi di interpretazione su come trattare e porsi davanti agli alleati, appunto aveva dato, con Trump aveva dato le dimissioni. E pochi mesi dopo però era uscito con un libro strategico sulla leadership, che gli aveva attirato tantissime critiche, perché in questo libro Mattis non aveva assolutamente detto neanche una parola su Trump e sull'amministrazione Trump, dove lui aveva lavorato per 2 anni, quando in realtà tutti si aspettavano che dicesse qualche cosa. Se lei ci pensa, praticamente chiunque sia uscito dalla Casa Bianca o abbia avuto scontri con Trump o è uscito con il libro o ha scritto gli articoli o insomma ha fatto le conferenze e così via, criticandolo profondamente per diversi motivi. Mattis questo non l'ha fatto e quindi tutta una parte del giornalismo, come dire, degli scienziati della politica e così via hanno detto: tu hai una grandissima responsabilità, come mai non dici niente, come mai stai zitto? E lui si è sempre appellato al fatto che da militare ha giurato davanti alla Costituzione di difendere gli Stati Uniti d'America in qualunque evenienza, in qualunque momento. Ma che il suo lavoro di militare lo obbligava a stare zitto e a non esporre alcun tipo di idea politica perché appunto militare, quindi i militari si limitano a come dire, a rispondere, a obbedire agli ordini per il bene degli Stati Uniti d'America. Che fosse giusto, che fosse sbagliato, non sta ovviamente a me dirlo, però. Il fatto che lui sia stato silenzioso, non abbia detto niente fino adesso e che ora finalmente abbia parlato, cambia veramente le carte in tavola. Infatti, se lei ha visto da New York Times al Washington Post alla CNN, mille media si sono schierati immediatamente, hanno come dire, puntato il dito su questa presa di posizione di Mattis, che era a questo punto inaspettata. Invece Mattis è stato durissimo, durissimo nei confronti di Trump, in una maniera molto, molto, come dire, particolare per lui, perché io me lo ricordo anche durante le nostre riunioni al Pentagono, i temi erano sostanzialmente quelli riguardanti la Libia, che ovviamente Trump probabilmente manco sa dove sia, dove si trovi sullo scacchiere, no, del mondo. Però lui non ha mai, come dire, non ha mai criticato il suo presidente, ha sempre cercato di essere quantomeno, insomma, diplomatico. E quindi quello che è successo ieri è straordinariamente importante, anche perché
nello stesso momento in cui Mattis scriveva, tutta una serie di altri grandissimi generali americani, provenienti dalle armi diverse, dai Marine, dall'esercito, dalla Marina, proprio come Navy, uscivano dando dei giudizi tranchant nei confronti della gestione Trump di questa emergenza. Ma questo significa che Trump sta perdendo l'appoggio di un settore che invece gli è sempre rimasto abbastanza, magari obtorto collo, ma abbastanza fedele, come quello appunto delle forze armate. E come un complemento di questa prima domanda, c'è anche, secondo lei, uno smottamento del consenso dei repubblicani per Trump? Repubblicani che, cioè, insomma, il partito repubblicano è stato in qualche modo trumpizzato in questi anni, nel senso che non è che abbia delle alternative, cioè a questo punto o sta con Trump o rinuncia, cioè si suicida. Ecco, questi due settori, il partito repubblicano e le forze armate, stanno abbandonando Trump oppure no? Oppure... Ok, le forze armate americane, per come le ho vissute io, anche insomma diciamo abbastanza da vicino, non lo hanno mai amato, questo è un dato di fatto, ma come diceva giustamente lei prima, obtorto collo, noi dobbiamo immaginare che le forze armate americane, il sistema diciamo ideologico americano è molto diverso, nonostante noi si sia tutti occidentali, ma è molto diverso dal nostro. E quindi anche il senso della patria, il senso della Costituzione, il senso del giuramento sono degli elementi che negli Stati Uniti hanno una presa di un certo tipo, mentre ovviamente in Europa e soprattutto in Italia hanno una presa completamente diversa. Cioè quando un militare giura davanti alla Costituzione è un momento particolarmente sentito generalmente, e la maggior parte dei ragazzi che firmano e che entrano nelle fila delle forze armate americane credono profondamente in quello che stanno facendo, non lo fanno soltanto perché non hanno alternative, perché sanno che probabilmente, soprattutto diciamo negli ultimi 15 anni, ci sta che vadano a morire per, come dire, la bandiera americana. E quindi questo è la premessa che noi dobbiamo fare quando parliamo di esercito e di presidente degli Stati Uniti. Quindi si giura fedeltà non al presidente degli Stati Uniti, ma alla bandiera americana. Il presidente degli Stati Uniti deve essere all'altezza, ovviamente, di gestire gli Stati Uniti. In questo caso Trump, come dire, ha dimostrato molte falle nella sua capacità di visione, nella sua, insomma, nella sua lungimiranza anche. Tanto che i militari più o meno, siccome proprio hanno fatto questo giuramento, lo hanno accettato più o meno in silenzio. A questo punto, dopo quello che è successo e dopo l'utilizzo strumentale che lui ha fatto proprio della Costituzione, della Bibbia e così via, hanno deciso di reagire tutti in blocco. Ma negli scorsi anni c'erano stati tanti articoli, per esempio, che erano usciti, o tanti interventi in panel, conferenze e così via, proprio di militari, non in divisa ancora, non in divisa, ma in pensione, che invece avevano detto peste e corna, appunto, e si erano manifestati più che chiaramente. Uno di questi, proprio il mio presidente, che è stato un Marina 4 Stelle, nonché il comandante delle forze NATO in Afghanistan per un anno e mezzo, e che, come dire, ha sempre criticato pesantemente l'operato di Trump. Quindi insomma, bisogna fare la distinzione tra un capo di Stato maggiore attivo, operativo, e invece un militare in pensione. Anche se ovviamente tra militari, quando Allen per esempio si è schierato all'ultima convention democratica per la Clinton nell'estate del 2016, lo stesso Allen si è beccato un sacco di critiche dai suoi ex colleghi militari proprio perché aveva preso una posizione politica. Quindi diciamo che i militari cercano di stare lontani dalle posizioni politiche, di essere, no, bipartisan o chissà che. Per quanto riguarda i repubblicani, se la sono giocata malissimo, perché non hanno
proposto nessun altro che non fosse Trump, si sono totalmente appiattiti sulla figura di Trump, accettando delle cose che in tempi diversi sarebbero state inaccettabili, cioè gli scandali sessuali di Trump, il suo modo di fare, le sue idee, il muro posto come l'aveva posto, non che i repubblicani fossero contro la costruzione per esempio del muro tra Stati Uniti e Messico, però in un'altra maniera, così come hanno sempre fatto, insomma Trump ha veramente portato agli estremi secondo me il partito repubblicano, che ora rischia, come diceva lei, di implodere completamente su se stesso. A proposito di partiti, a me pare che abbiamo forse per la prima volta nella storia contemporanea degli Stati Uniti, ma questo lo dirà eventualmente lei, lo confermerà o lo smentirà, abbiamo questa tutto sommato particolare, non dico strana, ma particolare figura di Barack Obama, che da ex presidente è diventato in pratica il segretario politico del Partito Democratico. Perché sì, sicuramente. Cioè, io credo si possa tranquillamente dire che fino a prima che Obama, come dire, decidesse di lavorarci, la candidatura di Biden era veramente debole, debole, debole. Ecco, insomma, è tuttora Biden, secondo me, è una figura impalpabile, insomma, della politica americana. Non so se lei è d'accordo. No, no, concordo pienamente con quello che pensa lei, assolutamente. Cioè Biden, e qui è anche il grande dubbio che noi analisti abbiamo maturato, no, in questi anni, osservando sia la presidenza Trump, sia i personaggi del Partito Democratico che si sono alternati, soprattutto appunto ultimamente, nella corsa alle primarie per scalfire, no, la presidenza Trump. Ed effettivamente è particolare che l'unico papabile uscito dalla competizione democratica sia un uomo 77enne, certo sì, un politico maturato, insomma navigato, maturo, che però insomma ha 77 anni, e anche come vicepresidente non dobbiamo dimenticare tutte le gaffe, no, che Biden faceva quando era vicepresidente di Obama e non ne beccava praticamente una. Ecco. Sicuramente il punto a favore di Biden, che è certamente una figura politica, non vorrei dire non carismatica, perché anche questo non è vero, perché quando lo si sente parlare dal vivo in realtà Biden è molto affascinante, accattivante e cattura l'attenzione del pubblico, ed è molto più raffinato di Trump. Questo lo si vede anche a livello linguistico, cioè l'inglese di Trump è un inglese elementare, è un inglese veramente che potrebbe utilizzare un bambino della quinta elementare o della prima media, per darle un'idea, no? Facendo un corrispettivo con l'italiano. Biden non è così, è sicuramente molto più raffinato, è molto incredibilmente più empatico, e questo gli ha portato tutto quel bacino, e glielo porterà molto probabilmente, di voti degli afroamericani e appunto dei cittadini di appunto etnie diverse degli Stati Uniti, proprio perché Biden ha fatto capire di essere dalla loro parte. Però in effetti la sua candidatura, anche se era abbastanza scontata, non era particolarmente forte, cioè non lasciava pensare, no, nei classici sondaggi alle presidenziali non lasciava pensare nulla di buono. Effettivamente Trump, sia per un'economia fortissima, sia per anche una politica internazionale, una gestione della politica internazionale molto aggressiva e particolare, aveva buone possibilità di essere rieletto. Ora non credo che sia più così, perché in un momento di crisi straordinaria come questa, che con vari strati di crisi che si sovrappongono, una figura come quella di Trump si affloscia come un palloncino, e quindi ecco anche perché Obama è uscito allo scoperto, riuscendo tra l'altro a
compattare il Partito Democratico, come diceva lei, a favore di Biden. Non ci sono, come c'erano per la Clinton, se lei si ricorda, più quelle opposizioni e quei contrasti all'interno del Partito Democratico che oggi appunto non ci sono, che allora c'erano. Senta, volevo chiederle una cosa, siccome abbiamo citato ripetutamente Obama. Durante l'epoca di Obama, di episodi come quello di George Floyd, di Minneapolis, ce ne sono stati parecchi, con proteste, diciamo, forse non forti come questa, ma molto forti anche loro. La famosa drammatica frase "I can't breathe", non posso respirare, di George Floyd, le ultime parole di George Floyd, furono anche le ultime parole di Eric Garner, che fu ammazzato per soffocamento dai poliziotti a New York nel 2014. Poi seguirono Ferguson, seguirono altri episodi. Quindi voglio dire, a parte la gestione della crisi, questa crisi non è un prodotto di Trump, questa è una crisi di lungo periodo che attraversa la società americana e a cui... Che dura 400 anni. Esatto, sì, ma sì. Voglio dire, neanche il primo presidente nero degli Stati Uniti, cioè Barack Obama, che quindi era indubbiamente sensibile a questo tema, è riuscito a fare qualcosa. Quindi, da questo punto di vista, qual è la prospettiva? Cioè, c'è questa crisi e poi dobbiamo aspettarci che tra un anno, due, un anno e mezzo ce ne sarà un'altra? O c'è qualche segnale che ci dice che questa società americana non è condannata a passare di crisi in crisi, ma ha un qualche... Io sono molto pessimista personalmente a questo riguardo. Non mi pare che le cose che servono per intervenire su questo problema vengano messe in atto. Non sono state messe in atto da Obama, che mi sembrava totalmente impotente, e non tanto meno vengono messe in atto da Trump, che invece, secondo me, su questa crisi sta cercando di speculare. Ecco, come la vede lei? Ma allora, secondo me, potrei sbagliarmi, però secondo me finché ci sarà Trump presidente non ci saranno grandi cambiamenti. Quindi possiamo aspettarci che ci siano ancora vari momenti di tensione negli Stati Uniti, anche perché lei deve pensare che noi abbiamo avuto... cioè, come dicevo prima, abbiamo due crisi sovrapposte, perché una è data dal coronavirus, che ha causato negli Stati Uniti migliaia e migliaia di morti. Ieri erano a 107.000, insomma, sono dei numeri straordinari. La crisi data dal coronavirus ha impattato in maniera pesantissima l'economia americana, creando nel giro di due mesi 40 milioni di disoccupati, quando in realtà fino a tre mesi fa gli Stati Uniti avevano il minor tasso di disoccupazione da decenni, avevano raggiunto il minor tasso di disoccupazione. Quindi queste due crisi messe assieme sono il terreno fertile per qualunque tipo di protesta, in questo caso di carattere sociale. Quindi abbiamo una crisi della sanità, abbiamo una crisi economica e poi a questa si aggiunge una crisi sociale. Trump dovrà fare moltissima attenzione nelle prossime settimane, perché ha l'opinione pubblica mondiale puntata addosso e sta rischiando ovviamente tantissimo. La sta gestendo malissimo, come al solito, perché non è in grado, perché è un uomo, a mio giudizio, io sono... molto tranchant nei suoi confronti, però è un uomo a cui manca lo spessore politico e il carisma di un vero leader, purtroppo, e questo è un male per gli Stati Uniti, non per Trump, perché la crisi la sta gestendo lui e purtroppo la sta gestendo malissimo. Lo abbiamo visto con il coronavirus, lo stiamo vedendo. Tra l'altro, ricordiamoci che il coronavirus è andato a impattare in maniera brutale contro le comunità afroamericane, perché le comunità afroamericane da sempre sono quelle più disagiate a livello sociale, più svantaggiate, non hanno assicurazioni sanitarie che negli Stati Uniti sono fondamentali, quindi devono andare in ospedali pubblici che fanno schifo, non hanno l'istruzione adeguata.
vivono in slum che noi non ci immaginiamo neanche, bisogna andare negli Stati Uniti per vedere determinate cose in determinate zone per capire, in una, come dire, giungla criminale, proprio perché appunto lì lo Stato viene a mancare. E quindi io credo che Trump non sarà in grado di gestire in maniera positiva questa crisi, anche perché si è attorniato da una serie di consulenti che non sono all'altezza, a mio avviso, perché sa, è importante il presidente ovviamente e la visione del presidente, ma secondo me è anche importante il team che il presidente si costruisce. Lui l'abbiamo visto, cioè noi abbiamo assistito in questi ultimi 3 anni a delle cose allucinanti, cioè 4 segretari della difesa che si alternano uno dietro l'altro, segretari di Stato, ministri dell'economia, cioè uno dietro l'altro, come se fossimo davanti appunto a quel programma dove Trump faceva il bello e il cattivo tempo, no? The Apprentice, e lui evidentemente crede di essere ancora in quella trasmissione. Però io mi domando se questa crisi, questa specifica del seguita all'assassinio di George Floyd, non possa invece essere una freccia all'arco di Trump, con questo suo palese, secondo me, appello ad un'America bianca che è comunque tuttora maggioritaria, largamente maggioritaria nella popolazione, perché siamo 72,5% contro, per esempio, meno del 13% degli afroamericani, ma che soprattutto è quell'America che non sta nelle grandi città prevalentemente, che quella silent majority, la maggioranza silenziosa, insomma, che per esempio anche nella storia del nostro paese tante volte ha deciso. Io ricordo che quando ero ragazzo non incontravo mai nessuno che comprasse dischi di Orietta, che dicesse di comprare dischi di Orietta Berti o di votare per la Democrazia Cristiana. Però eppure Berti vendeva un mare di dischi, la Democrazia Cristiana prendeva un mare di voti. Cioè, adesso scherzi a parte, io mi domando se quella che a noi sembra la gestione brutale, inefficiente, eccetera, eccetera, di un problema, non possa voltarsi in una strategia che appavoti, naturalmente, i voti di una certa parte della popolazione. E questo lo dico anche pensando al fatto che questo problema dell'integrazione delle minoranze, in particolare quella afroamericana, ma i latini, i latinos hanno lo stesso genere di problemi in percentuale ancora minore, non dimostri che c'è appunto nella pancia della società americana c'è un razzismo di fondo, una violenza di fondo, un'aggressività di fondo che appunto neanche Obama in 8 anni di presidenza riuscì a scalfire, ecco. Ma allora la grande ferita americana risale ai tempi della guerra civile, quindi al 1860-65, ed è continuata, è una ferita che non si è mai in realtà rimarginata. Anche perché proprio, come diceva lei, la società, la maggioranza della società americana è bianca. E quindi l'interesse, diciamo, a risolvere questo problema annoso e atavico non c'è mai stata effettivamente. Io credo che però questo tipo di rivolte delle ultime settimane sia un tipo di rivolte particolare, perché appunto, come dicevo prima, si agganciano ad altri problemi straordinariamente giganti che non possono essere messi in secondo piano. Questo è un grande momento di scelta per gli statunitensi, cioè se diventare uno Stato, come scriveva Allen l'altro giorno, se diventare uno Stato illiberale, perché la gestione di Trump di questi ultimi giorni è una gestione che sembra quasi, no, quella di un dittatore del Sud America, o se effettivamente è venuto il momento per gli Stati Uniti, dopo centinaia di anni, dopo secoli, di fare il grande salto e di iniziare ad investire su una società migliore, anche perché tutti hanno da guadagnarci in una società americana meno razzista, dove l'integrazione funzioni e dove non ci siano sacche della popolazione messe
appunto come potrebbe succedere, no, nelle banlieue parigine. Quindi a tutti conviene che ci sia un miglioramento delle condizioni sociali delle comunità e delle minoranze americane. Questo presidente però, come le dicevo prima, secondo me non è in grado e non è interessato, e farà, come diceva lei, di tutto probabilmente per dividere ancora di più il paese. Questo è il grande rischio dei prossimi 150 giorni, secondo me, prima delle elezioni. Questo è il grande rischio. Non so se ha notato che ieri davanti alla Casa Bianca sono comparse delle muraglie, no, una specie di filo spinato rigido, sembrerebbe dover rimanere fino alla presidenza di Trump. Questo non si è mai visto, perché il recinto che c'è davanti alla Casa Bianca è bassissimo, è inesistente praticamente, ma c'è un motivo: la Casa Bianca è la casa dei cittadini americani e deve essere aperta a tutti. Quindi il gesto che Trump ha fatto ieri di innalzare dei reticolati è qualcosa su cui io presterei molta attenzione, che a me ha colpito tantissimo. E che però corrisponde, adesso io non è che voglio fare l'avvocato del diavolo, però così giusto per riflettere un po' su, corrisponde anche a quello che sta succedendo nella pancia della società. La vendita di armi è andata alle stelle. Sì. In un paese dove già circolano nelle mani di civili 400 milioni di armi da fuoco su 330 milioni di abitanti, cioè è pazzesco, sì. C'è più un'arma da fuoco per cittadino, compresi i centenari e i neonati. Allora, sì. A me pare che, fermo restando quello che si è detto su Trump, però qui dentro ci sia un problema veramente... veramente incredibile di una violenza che circola nelle vene del paese e che peraltro si esprime poi storicamente anche nella sua politica estera, ma questo è un mio personale parere, insieme con delle questioni che attengono alla natura appunto anche istituzionale degli Stati Uniti, cioè le forze di polizia non dipendono dal presidente, che se ne possa pensare, ma dipendono dai poteri locali. Un poliziotto come questo Derek Chauvin che ha ammazzato George Floyd col curriculum che aveva, non doveva essere per strada con una pistola in mano, cioè è incredibile. Adesso il capo della polizia di Minneapolis si esprime, sono tutti stati arrestati, imputati, le imputazioni si aggravano di giorno, però quello non doveva stare per strada, non poteva fare. D'accordo. Quindi c'è un problema, come dire, Trump sarà un problema, ma c'è un problema molto più profondo di organizzazione della società e di modo in cui quella società pensa a se stessa, secondo me. Non so assolutamente cosa ne pensa. No, sono d'accordissimo, cioè la società americana ha dei problemi giganteschi ed è una società straordinariamente complessa, dove appunto ci sono delle ricchezze incredibili e delle sacche di povertà che noi non ci immaginiamo neanche, perché io ho visto delle cose anche per esempio nella ricchissima Florida, impressionanti, appena usciti da Miami e dalle grandi città, delle realtà che noi non immaginiamo neanche, che sono difficili da trovare in Italia. Gli Stati Uniti hanno un sistema sanitario veramente discutibile, no? Che non è dedicato, non è effettivamente democratico, non ha nulla di democratico, perché soltanto chi ha i soldi e la possibilità, o un lavoro e la possibilità di pagare ricche assicurazioni, può effettivamente avere accesso ai migliori ospedali, così come alle migliori scuole. Quindi il sistema americano effettivamente andrebbe rivisto alle sue radici, ma per fare questo ci vuole una grandissima leadership, una leadership in grado di attirarsi anche parecchie critiche senza avere paura di quelle critiche, e una leadership non schiava, come invece succede in tutte le democrazie occidentali, del voto degli elettori.
perché questo ha purtroppo o per fortuna un peso straordinario sulle scelte politiche dei presidenti e dei politici americani. Senta, lei che ha conosciuto i meccanismi del processo decisionale politico americano dall'interno, le faccio una domanda che come giornalista mi sono fatto infinite volte, che secondo me non viene fatta abbastanza sui media, almeno italiani, però peraltro noi siamo la provincia dell'impero, quindi non è che si possa pretendere molto, che è questa. È dato per scontato che Trump appunto sia un insomma, i giudizi su Trump variano da un completo idiota a un leader comunque al di sotto della necessità, al di sotto delle aspettative, delle esigenze di un grande paese. Non c'è nessuno che parli bene di Trump, sostanzialmente, per dirla in termini così da la famosa casalinga di Voghera. Però anche i repubblicani non ne parlano male, ma stanno zitti. Lei si ricorda, no? Lindsey Graham prima delle elezioni, no? Trump è un minorato mentale, di qui di là, e poi nel momento in cui è stato eletto, tutto. Sì. Quindi non c'è opposizione neanche all'interno del Partito Repubblicano. Quindi o se ne parla male oppure si sta zitti. Ecco, però voglio dire, sempre per ma qui non tanto per fare l'avvocato del diavolo, quanto per, secondo me, provare a fare un passo avanti nella riflessione. Allora, dobbiamo comunque riconoscere alcuni fatti. Primo, Trump è stato il primo non politico, il primo danaroso, eccetera, di una lunga serie che si sono presentati alle elezioni, sono stati regolarmente spediti a casa in malo modo. Lui addirittura è diventato presidente degli Stati Uniti, cioè lui è Rospero all'ennesima potenza, che non è un'impresa da poco nel sistema politico americano, anzi è un'impresa che probabilmente resterà un unico nella storia. Secondo, fino all'arrivo del coronavirus, che oggettivamente ha segnato una svolta per tanti aspetti, comunque l'amministrazione Trump, chiamiamola così per intenderci, era quella che appunto, come lei stessa ha ricordato, aveva portato l'economia americana a correre come un treno ad alta velocità, che aveva comunque in qualche modo intimidito l'Europa, che aveva ricontrattato a proprio favore i trattati commerciali con tipo il NAFTA, con i vicini come Messico, Canada e in tante altre occasioni, che aveva in qualche modo tenuto a bada, se la vediamo in una prospettiva atlantista, o aggredito in maniera efficiente, se la vediamo da un'altra prospettiva, la Russia, disdettando tutta una serie di trattati, eccetera, che aveva intrapreso, credo anche con qualche successo, una guerra commerciale con la Cina, vista come il primo dei potenziali rivali per la supremazia globale. Insomma, non è che l'America fino a fine gennaio fosse un disastro in proporzione pari al male che si dice di Trump. Allora la domanda non è quanto è bravo Trump, ma perché è palese che lui è un po' il frontman dell'amministrazione e probabilmente poco di più. Ecco, però allora la mia domanda è: ma chi l'ha governata l'America in questi anni? Perché diamo per scontato che non sia stato Trump. Ma qualcuno deve averla governata. No, ma allora sicuramente è stato Trump e sono stati anche i poteri forti americani, dal cartello delle armi a ovviamente la grande industria, che dalla gestione di Trump sicuramente ha beneficiato, ecco, quindi niente da dire sotto questo aspetto. Però il problema è che c'è da chiedersi, secondo me, invece un'altra cosa, cioè quanto questo tipo di politica, sia interna a livello economico, sia esterna a livello proprio di relazioni internazionali, pur avendo giovato a breve termine, no? All'interno, al paese, quanto in realtà questo tipo di politica
potrà poi essere effettivamente di giovamento in una visione di lungo periodo, perché i danni che Trump ha fatto a livello di relazioni internazionali sono pesantissimi e sono un dato di fatto. Ora bisognerà vedere se effettivamente Biden vincerà e se sarà in grado, proprio grazie alla sua grandissima capacità empatica, che è uno degli elementi insomma positivi, oggettivi di Biden, di riacquistare quel prestigio che gli Stati Uniti hanno perso. Cioè, dal 1917 gli Stati Uniti hanno fatto un passo in avanti, no? Prima sono sempre stati molto, come dire, a lato della politica all'interno del circo, no, internazionale, e lo hanno fatto proprio come scelta. Molti presidenti americani, infatti, hanno ritenuto che per gli Stati Uniti fosse meglio fare, no, rimanere un passo indietro rispetto all'Europa, che allora era molto al centro del mondo. Le cose sono cambiate e dal 1917, con l'entrata degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale, diciamo, questo ruolo defilato non è più stato possibile. E questo ha giovato tantissimo al paese, non soltanto in termini di politica internazionale, ma proprio anche in termini economici. Ora, questo rientrare in un mondo così globalizzato e dove tutto è così velocemente raggiungibile, almeno fino a due mesi e mezzo fa, quanto potrà essere questo positivo per gli Stati Uniti? Questa è la grande domanda, secondo me, che è una domanda di cui noi avremo risposta, secondo me, nel lungo periodo, ecco. Poi, per quanto riguarda le prossime elezioni, è da vedere. Io ormai non dico più niente, perché Trump doveva perdere anche nel 2016 e in realtà, pur avendo perso, e questo lo dobbiamo dire, il voto della popolazione americana per 3 milioni di voti sulla Clinton, poi ha vinto. Quindi, proprio per come è fatto e organizzato il sistema elettorale americano. Quindi io ormai non dico più niente, certo è che mi auguro per gli Stati Uniti un nuovo presidente, ecco. Cioè, a proposito di sistema elettorale, adesso c'è questa questione che è abbastanza interessante sul voto postale, no? Sul voto, sì, a distanza a causa del Covid, eccetera, 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 dove si combatte un'altra battaglia politica. Chiaramente la questione è che i repubblicani non lo vogliono perché temono che questo agevoli il voto di sacche della popolazione tendenzialmente filodemocratiche, che però non si iscrivono nelle liste elettorali, sì, tipo i giovani e tipo appunto le minoranze. Credo che questo, no, il dibattito in realtà. Sì, sì, esattamente, esattamente. C'è da dire che la speranza è che queste nuove volte proteste che ci sono state nelle strade e che non danno l'impressione di finire, quantomeno nei prossimi giorni, c'è la speranza che quindi tutto questo abbia reso più sensibili proprio quelle sacche, quindi sacche di gente di colore e sacche di giovani che fino ad adesso non sono mai andati a votare. Questo potrebbe rappresentare un risveglio, no, della sensibilità civica degli americani. C'è da sperare che sia così, ovviamente. Poi, per quanto riguarda il voto postale, questo ce lo dirà soltanto l'evoluzione del virus, se sarà effettivamente così oppure no. Diciamo che storicamente gli Stati Uniti neanche durante la Seconda Guerra Mondiale hanno avuto un'interruzione delle votazioni, quindi io credo che comunque si andrà a votare, a meno che non succeda qualcosa di particolarmente drammatico, ma teoricamente il 3 di novembre i cittadini americani o per posta o di persona andranno a votare, ecco. Senta, chiuderei con questa domanda, intanto già la ringrazio per la disponibilità e per il tempo. La questione del voto postale ha portato con sé un'altra questione che io trovo molto interessante, anche perché se ne è in maniera un po' strana dibattuto anche in Italia, e cioè quando Trump ha fatto questi suoi tweet soliti molto aggressivi dicendo che il voto postale era una garanzia di truffe, di brogli, che i democratici volevano usarlo per rubare l'elezione, eccetera, 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 abbiamo avuto questo caso
piuttosto particolare del social network, appunto Twitter, che ha posto queste diciture, no? Tweet fuorviante, Sì, fuorviante. per la prima volta nella storia, appunto ai tweet di Trump, che si unisce, secondo me, nella sua unicità, perché non risulta che siano state fatte altre cose di questo genere ad altri uomini politici più o meno, sicuramente non importanti come Trump, ma che si unisce anche alle proteste interne a Facebook, alla dirigenza di Facebook, perché Zuckerberg non vuole prendere analoghi provvedimenti, e alle proteste dei giornalisti del New York Times per l'articolo che è comparso di un senatore repubblicano che sosteneva le tesi di Trump, cioè la necessità di far intervenire l'esercito per riportare l'ordine nelle strade. Ora, io onestamente, con tutto quello che abbiamo detto di Trump e molto altro che si potrebbe dire, trovo questi segnali abbastanza preoccupanti. E ho l'impressione che si sia. Vedevo stamattina, per esempio, un articolo di un giornalista anche noto che diceva: ah, questi editori del New York Times che hanno pubblicato questo editoriale di questo senatore repubblicano non hanno capito che i tempi sono cambiati, eccetera, eccetera. Però voglio dire, c'è in Italia e forse anche in America, o comunque relativamente all'America, l'idea che tutto quello che va contro Salvini perché non ci piace Salvini è buono. Tutto quello che va contro Trump perché non ci piace Trump è buono. Ecco, io non sono così convinto. Cioè, a me, per esempio, che sia un'azienda che fa 1 miliardo e 200 milioni di dollari di attivo come Twitter a decidere che cosa è vero o falso, e non mi piace tanto che i dirigenti interni di Facebook vogliano che Facebook sia una piattaforma, quindi non un editore, quindi non, per esempio, non paghi i miei articoli o i suoi articoli rilanciati su Facebook, però si assuma il diritto dell'editore di decidere quali contenuti vanno bene o vanno male, non mi piace. Insomma, cioè, che i giornalisti del New York Times ritengano che l'articolo di un senatore repubblicano, che è un legislatore, che quindi può contribuire a prendere provvedimenti, eccetera, non vada bene, non debba essere pubblicato perché non va nella direzione del loro pensiero, pur essendo l'editore, quindi avendo il diritto di decidere che cosa pubblicare. Ecco, sono tutti segnali che io non sono convinto che sempre valga il detto che il nemico del mio nemico è mio amico. Ecco, alle volte nasconde una fregatura, non so come la vede lei, perché tutti No, questi. sì. Sì, I grandi media, i social network sono importanti nella società americana e anche nella nostra. quello allora della censura o del controllo di Facebook, come di tutti questi altri grandi media, è, e lei lo sa meglio di me, un problema che va avanti da anni. Cioè, che cosa bisogna far passare su Facebook? Per esempio, anche io lo vedo con il ruolo fondamentale che Facebook e altri media hanno nel Maghreb e in Libia, proprio anche nella gestione della guerra in questo momento. Quindi il ruolo è difficilissimo e una vera e propria giurisdizione, no? Come dire, una griglia giuridica in questo senso non è ancora stata fatta, quindi siamo molto indietro. Cioè, Zuckerberg è il semplice proprietario di una piattaforma mediatica come Facebook o è il capo di uno stato mediatico? Cioè, queste cose non sono, perché se lei ci pensa, Facebook e poi tutti i media che sono venuti, i social media che sono venuti dopo, hanno appiattito completamente e hanno annullato confini, distanze, il senso westfaliano dello Stato anche.
no? Col confine, la religione, la lingua e così via. Quindi qui entriamo in un discorso, potremmo stare altre 6 ore a parlare di questo, perché veramente a livello giuridico, antropologico è interessantissimo. Quindi che cosa è giusto, che cosa non è giusto far vedere, far passare da questi social media? È giusto far vedere la decapitazione di uomini innocenti da parte di ISIS? Quindi purtroppo siamo davanti a qualcosa che non abbiamo ancora saputo controllare in generale, non esiste una giurisdizione su questo, e questo è uno dei grandi problemi che secondo me, sui quali Zuckerberg ha lavorato poco e forse anche volontariamente, perché non credo che il tema gli sia passato di mente. Io me lo ricordo benissimo quando davanti è andato qualche tempo fa a testimoniare davanti al congresso americano. Noi avevamo, era una testimonianza di un semplice ragazzo fortunato e bravo che appunto aveva fatto milioni di dollari così secondo il sogno americano, oppure eravamo davanti a un capo di Stato? Perché se vogliamo vederla la Orwell, Zuckerberg rappresenta molto di più di quello che generalmente si vuol far vedere. Detto questo, per tornare alla sua domanda, sicuramente siamo davanti a una polarizzazione straordinaria, che viene aumentata ovviamente dai social media, dove si può scaricare di tutto, dove si può dire di tutto, dove non ci sono limiti sostanzialmente. E quindi anche io ho notato, pur non amando, come si sarà capito da questa nostra chiacchierata, particolarmente Trump, proprio perché ho visto molto da vicino, no, il suo modo di governare, però sono d'accordo con lei, cioè a volte c'è un'esagerazione, cioè tutto quello che dice Trump è sbagliato. In realtà Trump certe cose le ha azzeccate. Da vedere se le ha azzeccate per fortuna o per bravura, però insomma diamo a Cesare quel che è di Cesare. E invece certi media americani come la CNN piuttosto che il Washington Post, che sono due media che conosco bene perché seguo quotidianamente, a volte ci vanno giù un attimino pesanti, no? Un po' come ai tempi di Berlusconi, dove tutto quello che faceva Berlusconi era sbagliatissimo, sì. E dove la stampa, no, attaccava in continuazione e così via. Non sta mai a dire se fosse giusto o sbagliato, però c'era comunque un evidente accanimento, no? Anche se magari la base per quell'accanimento era giusta, però insomma, ecco, qui assistiamo un po' alla stessa cosa, però ovviamente all'ennesima potenza, perché stiamo parlando degli Stati Uniti d'America. Bene, io ringrazio la dottoressa Federica Saini Fasanotti per questo incontro, per il tempo che ci ha dedicato, per le cose che ci ha detto. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Sottosopra e non posso fare altro che dare l'appuntamento ad altri appuntamenti come questo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie.